Meghan Markle è umiliata, non è tra i più potenti. Ma spende milioni per la casa. Meghan Markle è esclusa dalla classifica delle persone più potenti. Al primo posto c'è Kate Middleton. Lei si consola spendendo milioni per la casa e infiamma la polemica. Meghan Markle non figura tra le 10 persone più potenti nella classifica stilata dal Tatler Magazine. Forse l'esclusione dipende dal fatto che il vertice della top 10 è occupato da William e Kate Middleton. Una doppia umiliazione per Meghan, che da sempre mira alla ribalta, ma soprattutto che si vede scalzare dalla cognata con la quale ha i ferri corti e sempre in competizione. In ogni caso, anche Kate ha subito uno smacco. Infatti, al decimo posto della classifica si trova la marchesa di Cholmondeley, ossia quella Rose Hanbury che si vocifera abbia stregato William. In ogni caso, l'esclusione di Meghan dalla lista delle persone socialmente più influenti ha sorpreso, considerando la visibilità che lei e suo marito Harry hanno avuto quest'anno e il loro impegno nelle questioni sociali. Un periodo difficile, dunque, per Lady Markle alle prese col piccolo Archie, in crisi si dice con Harry e travolta dalle polemiche a causa delle spese folli per la ristrutturazione della nuova casa, Frogmore Cottage. Stando a quanto riporta il Daily Mail, i duchi del Sussex avrebbero speso 2,4 milioni di sterline, pari circa 2,6 milioni di euro, anche se alla fine il conto potrebbe salire a 3 milioni. Il tutto per fuggire da Kate e dalla vita troppo restrittiva di corte. I sudditi si interrogano su chi alla fine pagherà per tutti questi lavori, la famiglia reale o i contribuenti? Stando a quanto riporta People. Tutto quello che non è strutturale, dai mobili agli infissi fino ai sistemi di illuminazione, lo hanno pagato di tasca loro. Sarà, ma Meghan è nota per aver le mani bucate, specialmente se non sono soldi suoi. Naturalmente c'è chi difende la coppia, affermando che Frogmore Cottage è una dimora storica e dunque è corretto mantenerla in buono stato. Prima che la regina la regalasse ai nipoti, la casa era utilizzata come appoggio per lo staff. Harry e Meghan hanno rifatto soffitti, pavimenti, il sistema di riscaldamento, gli impianti di luce e gas. Ha realizzato 5 camere da letto e risistemato bagni e cucina. E ora devono pensare al giardino, si stima che spenderanno ancora circa 600.000 sterline. Polemica continua e...